Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale e bentornati in Clash Begins nell'episodio numero 9. Madonna santa, ne abbiamo fatti tantissimi, raga, veramente siamo già arrivati al numero 9. E prima di iniziare il video voglio salutare Soul di Jungle Massive, Devastazione di Avalon Heroes, France 2002 città della nostra Accademia Carrivor e il resto di Cartagine. Grazie ragazzi del supporto, continuate a lasciarci tanti like qui sotto per appunto supportarci e qualche commento, tanto noi rispondiamo a tutti quanti. Eccoci qua tornati nel mio Little Village ragazzi, guardate quanto è migliorato, ho fatto la disposizione quella da farming, ho iniziato a fare le mura addirittura a livello 6. Questa volta ragazzi ci vorrà molto più tempo perché comunque costano 75.000, più del doppio di quelle di livello 5. E come vedete ragazzi ho fatto un accampamento a livello 6, ho portato la fabbrica agli incantesimi a livello 2, così ho sbloccato la cura. Ho fatto molti upgrade nel laboratorio, come le mongolfiere a livello 3, i giganti a livello 3. E ora ragazzi, proprio ora, startiamo le bombe a livello 3, che sono davvero utili per buttare giù i muretti. Tutti e tre i cannoni di livello 7, i due depositi a livello 10, dovrò fare anche quelli lì di Elisir ovviamente. E poi ragazzi basta. Come vedete ho anche il calderone, ce l'ho su tutti quanti gli account, proprio a tema Halloween alla grande. Più tardi lo rimuoverò, adesso non c'è problema. Rimuoviamo tutti gli ostacoli. Abbiamo anche una cassa di gemme, molto bene. E abbiamo anche qualche obiettivo sbloccato, come ad esempio casse più grandi, ovvero i depositi a livello 10. Molto bene. Perfetto, tante gemme per noi. Un altro tronco. Cosa andremo a fare oggi? Come vedete ho appunto 710.000 di elisir, ma ne avevo quasi un milione perché ho messo a fare gli spaccamuro a livello 3. Volevo appunto fare l'accampamento, un altro accampamento a livello 6. Con loro ora vediamo. Abbiamo tutti e tre muratori, quindi cerchiamo ovviamente di sistemarli al meglio. Di sicuro uno va per l'accampamento, quindi ce ne rimangono due. Perché cosa li impieghiamo? Allora, secondo me il castello del clan potrebbe essere una buona soluzione, ci consuma 800.000 di oro che è tanto, però comunque sblocchiamo i 20 posti che potrebbero contenere un drago in guerra e questo ragazzi non è da sottovalutare. Dobbiamo fare entrambi i mortai che costano 400.000 e 400.000, quindi potremmo metterli a fare entrambi contemporaneamente, però privarci di due mortai in difesa è veramente critica, quindi sempre meglio metterne uno solo oppure ovviamente gestire con i muratori. Quindi ragazzi io opterei per il castello di livello 3, sì, 800.000 ci mette un giorno, ci rimangono 637.000, a questo punto possiamo fare tranquillamente un mortaio. La torre dello stregone costa 720.000 a livello 3 e non ci conviene. Mettiamo a fare un mortaio a livello 4, molto bene, due giorni, e ci rimangono 237.000. Cosa facciamo ora? Ora andiamo ad attaccare, ci facciamo un paio di attacchi molto semplici, facciamo l'elisir necessario per fare l'accampamento, però con l'oro in eccesso ovviamente andremo a fare le mura. Vai con gli attacchi. Ah, l'esercito, vediamo se ho tutto. Sì, ho barbari, arcieri, spaccamuro e giganti. Però non ho le truppe del clan. Peccato perché...